Andiamo ora a presentare il nostro secondo ospite, la dottoressa Tonia Bardellino, in collegamento telefonico, sociologa e criminologa. Benvenuta alla Storia Oscura. Ciao Fabio, caro, eccoci. Buon pomeriggio, grazie. Benvenuta. Buon pomeriggio a te. A questa puntata sul mostro di Firenze. Chiedo subito, Tonia Bardellino, innanzitutto dico a chi è in ascolto, avete l'opportunità di vederla spesso in TV, volto noto della TV su Sky TG24, ma anche sulla Rai, no? Giusto Tonia? Sì. Più volte ospite. Che idea si è fatta Tonia Bardellino della storia del mostro di Firenze prima di entrare nel merito di quella che è la nuova pista? Ma guarda Fabio, l'idea mia rimane quella che ho avuto da sempre, da quando ho analizzato il caso, cioè che non ci sarà nessuna svolta risolutiva di questo caso, e quindi che rimarrà appunto un cold case, un caso congelato di cui non sappiamo ancora chi abbia commesso questi delitti che sono stati compiuti dal 68 all'85. E abbiamo, perché a riguardo, poi ho scritto anche diversi articoli, ci sono stati libri più esaustivi di me, ci sono stati dei dati del tutto soggettivi, arbitrari, discrezionali, basati sulle testimonianze, poi risultate non vere e quant'altro. Io credo che abbiamo in realtà due però dati inconfutabili, cioè quello che ci troviamo, il primo è quello che ci troviamo di fronte a un mostro seriale a tutti gli effetti, quindi non possiamo parlare né di mandanti né di complici, quali l'ultimo, no? Giampiero Vigilanti, che abbia potuto partecipare magari con altre persone al delitto, né di Pista Sarda o tutte le congetture che sono state fatte negli anni. Parliamo di un mostro seriale che la letteratura criminologica ci dice sia un serial killer organizzato, quindi che abbia pianificato in maniera lucida, premeditata, fredda tutti questi delitti, secondo le caratteristiche proprio del serial killer, che sono selezionare le vittime, non lasciare nessuna traccia di sé o del delitto commesso, il più possibile ovviamente, e agire ripetutamente o quasi ripetutamente, secondo quella che viene definita iperattività delittuosa, cioè questi soggetti non possono stare a lungo senza ammazzare. Trovano piacere nell'ammazzare, questo è un serial killer edonistico che prova piacere nel momento in cui commette un omicidio e già per questo non può farlo commettere da un'altra persona. Quindi la pista della commissione dettata da altri per commettere questa serie di omicidi, secondo me, secondo quanto analizzato in questi anni, non è possibile. Il secondo dato oggettivo è quello del DNA. Cioè la Repubblica, non so, altri giornali che ho letto in questi giorni, hanno falsamente detto che ci sono dei risvolti, delle prove risolutive sul DNA, nuove prove. Non è vero, perché il DNA in questione fu fatto già nel 2004 e fu chiara l'analisi. Ci diceva che il compagno di Pacciani, i cosiddetti compagni di merende, non c'entravano assolutamente nulla con questa specie di delitti. È difficile, è non possibile dare altra parola a un DNA che, se così si può dire, ha già parlato. Invece stiamo parlando troppo noi, tra virgolette, loro, chi vuole fare magari notizia su questo caso e sottolineare la mediaticità, il voler fare appunto gossip, permettimi il termine, su questa cosa. Io non trovo riscontro oggettivo e ti ripeto, credo che non ci sia nessuna svolta risolutiva su questa cosa. Quindi diciamo con una risposta, Tonia Bardellino ha dato due risposte in realtà, ha detto la sua sul mostro e ci ha anche lei come dottor Cannella completamente smontato questa nuova pista, che è abbastanza ridicola, io ho aggiunto, perché insomma tirare in ballo il neofascismo, strategia della tensione. La strategia della tensione, ma assolutamente, cioè parliamo, ripeto, di una persona che singolarmente ha provato piacere nel commettere per diverse patologie, disturbi di personalità che non sappiamo, perché non sappiamo chi ha agito, chi è reo, ha commesso questi omicidi. Poi è capitato il forello, mi permetto di dire così, Pietro Pacciani,
anche Forello per certi aspetti, per carità, certo, nel senso certo, che non, era una persona sicuramente discutibile. Non era uno stinco di santo, ma non è neanche il mostro di Firenze. Quindi. Esatto, cioè non possiamo permettere, come è successo con Pietro Pacciani, a un paese che si definisce garantista e civile, che ci sia una condanna definitiva su un profilo psicologico, punto, senza riscontro di dati oggettivi. Cioè Pietro Pacciani verosimilmente è stato arrestato e accusato perché aveva in qualche modo le caratteristiche del mostro, aveva ammazzato nel 50 o nel 51, non ricordo bene, la fidanzatina l'amante della fidanzatina dell'epoca, sì. Cioè, quindi rientrava in qualche modo in quelle caratteristiche che facevano comodo, non so se mi riesco a spiegare molto. Beh, chiaramente va aggiunto a proposito di quell'omicidio di Pacciani, che poi molti, anche la difesa di Pacciani per convenienza l'hanno definito un delitto passionale, poi da lì ha preso il sì. via il tutto, ma in realtà pare che abbia ucciso per una questione di soldi, perché più che passionale Pacciani era molto attento e molto legato ai soldi. Quindi questo, voglio dire, al di là del movente, stiamo parlando di una persona irascibile, molto collerica, per queste sue caratteristiche era ben conosciuto Pacciani, quindi non aveva a che fare con una persona lucida che programmava in maniera dettagliata un delitto e ha avuto la capacità di non farsi scoprire dopo oltre 30 anni, se ancora qui ne parliamo. Cioè io non vorrei che, permettimi la parentesi, che creassimo questi processi teoremati, cioè si parte da un teorema di colpevolezza o innocenza che sia, magari nelle indagini preliminari, e poi cerchiamo quegli indizi, quelle prove che devono in qualche modo avallare questo teorema, senza dati di scienza. Ecco, ricordo che siete in collegamento. Basare sulla scienza. Dicevo, ricordavo che siete in collegamento con Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano, in collegamento telefonico la criminologa e sociologa Tonia Bardellino. Stiamo parlando del mostro di Firenze, a conferma di quanto diceva Tonia Bardellino, e proprio lo stesso Vigilanti, al di là di, pare così, abbia ipotizzato questa nuova pista neofascista, e su quello non siamo d'accordo, però una cosa giusta l'ha detta: chi ha commesso quei delitti era talmente scaltro che non poteva essere uno come Pietro Pacciani, contadino in cattive condizioni di salute, oppure un timido postino come Vanni, senza alcuna esperienza con le armi, e con problemi di demenza, e per di più aiutati da un oligofrenico Pucci e da un loquace bevitore, e forte bevitore come Lotti. Insomma, su questo siamo d'accordo, però purtroppo Tonia Bardellino, non so se per colpa dei media o di chi, però nell'immaginario collettivo, anche noi quando realizzammo la precedente puntata sul mostro di Firenze, molti ascoltatori ci dissero: ma come, sono stati condannati, non sono loro i mostri di Firenze? Questo per dire che poi i danni commessi, certo, i danni fatti nei confronti di persone che ora non ci sono più, però restano additati come mostri di Firenze. Restano additati perché non è colpa, ma credo, di nessuno. I tempi vanno così, la notizia non può essere fermata, è come fermare il vento tra le dita, ed è giusto che non venga fermata. Cioè, bisogna fare diritto di cronaca, però ripeto, nella maniera più oculata possibile, pensando soprattutto al lato umano delle persone, cioè di queste persone che una volta che risultano anche innocenti, poi pagano a vita lo stigma, lo stemma di qualcosa che appunto non viene più tolto, perché ci ritroviamo ancora a parlare del mostro di Firenze come di Pietro Pacciani. E purtroppo è ancora così. Prima Tonia Bardellino ha fatto riferimento ha delle caratteristiche dei serial killer, e nello specifico del mostro di Firenze, che prova piacere ad uccidere continuamente. Però qui ci troviamo di fronte ad un'anomalia, perché il mostro ha colpito nel 74 e poi è tornato a colpire nel 1981, poi si è fermato di nuovo e ha colpito nell'82, poi ha fatto un bel salto, e cioè praticamente non colpiva mese dopo mese, diciamo a distanza di anni, o almeno di un anno. Esatto, questo come lo spieghiamo?
da criminologo. La frequenza, quando parliamo di frequenza, non è detto che mese per mese o con una cadenza più o meno fissa o ravvicinata si debba agire, ma c'è comunque questa ripetizione. Per frequenza intendiamo ripetizione che possa avvenire anche dopo un risveglio di 8 anni, ma comunque continua nel tempo fino a che questa persona non viene appunto scoperto e in qualche modo fermato, no? A sì, volte, modo a volte sono loro stessi a volersi far prendere. Poi sul primo delitto insomma ci sono delle anomalie, quindi ma presumibilmente sono stati appunto tutti commessi dallo stesso soggetto, ripeto, con una volontà di ammazzare che non ha delle scadenze ben precise. Nessuna criminologia ci dice che dopo un tot di mesi, un tot di giorni necessariamente il serial killer in quanto tale debba ammazzare, ecco, sono tutte categorie molto labili e non definitive con da inquadrare, ecco, con una certezza appunto scientifica. Magari fosse possibile, avremmo risolto tanti di quei casi. Invece la caratteristica degli scienziati italiani, senza generalizzare e fare polemiche, è tante volte quella di inquinare la prova, no? le prove o la scena del crimine. Certo. Però questo è un altro discorso. Non è l'unico caso, purtroppo, questo. Sì. Ne abbiamo tanti. Intanto al 334-922-9505 ci scrive Lorenzo da Pescara, una domanda per la dottoressa Bardellino, era una domanda che stavo per farle, sempre a proposito del perché il mostro, diciamo così, non ha avuto una continuità di omicidi. E lui chiede invece un'altra cosa molto intelligente come domanda, interessante. Vorrei chiedere perché secondo la dottoressa il mostro ha smesso di uccidere. Ecco, che cosa può essere accaduto? Ma non lo sappiamo, può essere anche morto, che abbia cambiato zona o sia addirittura morto in anni che noi non conosciamo e si sia fermato per cause fisiche, fisiologiche in quel periodo stesso, o che stia agendo, abbia agito fino a morte in altre aree geografiche. Insomma, per dare una risposta esaustiva dovremmo avere più dati di questo reo, invece di cui non sappiamo, ripeto, al di là di queste fantasie, nulla. Ecco, ringrazio Lorenzo per la domanda, era opportuna. Sono d'accordo con lei sul fatto, infatti le stavo per chiedere questo aspetto così dello spostarsi, no? O comunque di non colpire ripetutamente, ma che ci sono degli intervalli di tempo tra un duplice omicidio e l'altro, fa pensare che possa magari colpire in altre zone, magari non in Italia, magari il mostro era qualcuno che veniva dall'estero direttamente. Certo, di solito si cercano le zone più o meno familiari. Però non è escluso assolutamente lo spostamento, qualora magari la zona diventa pericolosa, ci si renda conto di essere scoperto o quant'altro. Voglio dire, ripeto, le categorie sono molto molto labili e una letteratura scientifica dovrebbe essere più precisa, ma l'umano non permette questa certezza, in quanto già essere umano non ci permette di fare delle diagnosi impeccabili. Io avevo sempre ho fatto una teoria sul mostro, per me era un qualcuno che veniva da fuori, magari dagli Stati Uniti, dove lì i serial killer sono particolarmente affermati, colpiva e ripartiva, per questo poi non è stato mai trovato e per questo ci sono anche questi lunghi intervalli di tempo. Magari aveva un rapporto particolare con quella zona, con Firenze. Può essere, no? Un'ipotesi. Può essere, assolutamente. In base a quello che ci ha detto, ecco. Tutte le piste sono possibili, soprattutto però ce ne sono alcune più possibili di altre, nel senso che tirare in ballo, come è stato fatto, messe nere, massoneria o cose di altro genere. Sì, alcune trascendono proprio, rasentano, ripeto, la fantasia e secondo me dicono una cosa non demagogica e politicamente non corretta, cioè la voglia quantomeno di sfruttare questa notizia per forse per vendere qualche copia in più o per distogliere addirittura la gente dalle problematiche vere, come un voler comunicare che la giustizia funzioni. Stiamo facendo il nostro dovere e la politica e la giustizia hanno il loro aspetto funzionale e risolutivo e invece non mi sembra sia così. Ripeto, non voglio gettare fango sulla buona magistratura che è la stragrande maggioranza e la buona politica, però in questo caso qualche critica
credo che sia lecita. E su questo poi Vigilanti ha anche detto altro, l'ex legionario, parlando della pista neofascista. In realtà adesso bisognerà acclarare meglio quello che ha detto, però ha detto cose interessanti proprio in merito a quello che ci stava dicendo lei, che qualcuno potrebbe aver depistato, coperto, e che quindi insomma sono state... Questo non escluso, anche perché era facile in un contesto politico e sociale molto sovversivo, dove gli attentati erano quasi all'ordine del giorno, e quindi creare appunto caos e distogliere anche l'attenzione sul mostro di Firenze e depistare le immagini era molto semplice. L'aiuto in questi casi così che rimangono irrisolti ovviamente non escluso, anche se, ripeto, secondo me si tratta di una persona che abbia agito singolarmente. Queste altre teorie non hanno alcun fondamento dimostrabile. Ecco, per chiudere, e ricollegandoci così a quanto detto dal dottor Cannella, che insiste molto sulla pista sarda, visto che per la prima volta la Beretta aprì il fuoco nel 68 e sappiamo insomma la pista sarda prende il via da quel duplice delitto. Lei non ha mai creduto alla pista sarda, oppure no? Ha già risposto. Dico in maniera precisa, senza tentennamento, no. Credo alla problematicità di una persona diventato serial killer per chissà quale vissuto, per quale ingiustizia che crede di aver vissuto in maniera reale o potenziale o in parte, non lo sappiamo, e che abbia agito assolutamente solo per delle patologie più o meno gravi, per delle disfunzioni di personalità più o meno gravi, non lo sappiamo, però... Però potrebbe far parte di quella cerchia, visto che la pistola potrebbe far parte di quella cerchia comunque, visto che la pistola è quella, o no? Ma la pistola in realtà non si è mai trovata. Però si dice che è la stessa che ha fatto fuoco dal 74 in poi, no? È sì, quella anche, del 68. Anche Giampiero Vigilati aveva le stesse, voglio dire, qualcosa riferibile alla pistola. Si anche gli stessi proiettili aveva, sì. Sì, sì, si tratta sempre, ripeto, tutto è possibile, ma fin quando non si hanno delle prove non si può parlare in questa direzione, quindi non mi sento di avvalorare queste ipotesi.